Buongiorno a tutti i telespettatori di Class MC e benvenuti all'interno dello spazio dedicato alle vostre domande, all'analisi tecnica e come sempre se ne avete approfittate del 349-8275-983 perché noi siamo qui per aiutarvi e perciò vi rinnovo l'invito, approfittatene. Oggi però attenzione, puntata speciale. Perché non avremo il nostro Antonio Landolfi che è fermo ai box e che salutiamo cuore grande ad Antonio Landolfi, ma entra una new entry nella scuderia di Class CNBC, Gaetano Evangelista, Age Italia. Buongiorno Gaetano e benvenuto nella squadra di Class CNBC, come va? Grazie, ciao Emeric, va benissimo, ben trovati, buon trading e buoni investimenti a tutti, mi verrebbe da dire. Allora, oggi è la prima volta e quindi puoi fare quello che vuoi, la prima volta puoi decidere, insomma, sentiti libero. Posso anche non rispondere? No, quello no, quello è impossibile. Dipende se la domanda è un po' così, allora valutiamo. Però, allora, come noi all'interno di questo programma, non so se hai avuto già modo di vederlo, immagino di sì, però ti faccio un recap. Di solito io ti lascio lo spazio all'analista per, insomma, raccontarci un po' qual è il punto di giornata sui mercati. Tu spazia quanto vuoi, non c'è problema. E poi partiamo con le domande dei nostri telespettatori. Sei pronto? Vai! E allora, appunto di... Punto di giornata, prego, a te la parola. Veniamo da un mercato che si diverte a migliorare i record in sequenza. Quest'anno lo Standard & Poor's 500 era il punto di partenza dell'analisi di questa mattina sul rapporto che pubblichiamo, ha realizzato 17 massimi storici nel 2024 ed è in corsa per essere uno dei migliori anni da questo punto di vista. Soltanto la quarta volta dal dopoguerra in poi che lo Standard & Poor's 500 è riuscito a battere dopo i primi 50 giorni, quindi 50 sedute da inizio anno, nel 30% dei casi ha migliorato il massimo assoluto. Questo sicuramente è un segno di grande vitalità, di grande salute che ovviamente scatena due partiti contrapposti, ferocemente contrapposti. Da un lato quelli che dicono è salito troppo, questa capacità di migliorarsi verrà pagata a caro prezzo, e dall'altro, quindi polarità assoluta, chi invece fa notare come questa capacità di migliorarsi è appunto un sintomo di grande salute. Per meglio dire, Emeric, è un sintomo di un mercato che non trova venditori, perché i venditori sarebbero quelli che avrebbero dovuto comprare in passato, ma che si sono defilati negli ultimi 12 mesi perché c'era un contesto esogeno assolutamente sgradevole, sconveniente, scoraggiante. Quindi chi non ha comprato a suo tempo evidentemente non può vendere, e quindi il mercato ha questo sbilanciamento fra presenza costante di compratori con il denaro in mezzo ai denti da un lato e l'assenza di venditori che fa sì che le quotazioni tendenzialmente migliorino con una certa facilità. La notizia delle ultime 5 settimane è che stiamo assistendo ad una rotazione tanto settoriale quanto geografica. Spesso è la stessa cosa perché si tendono a sovrapporre queste due realtà. Mi spiego meglio, fino a inizio anno il mantra, no, la narrativa era che il mercato si basava su un gruppetto di delle solite 7, poi 6, poi 5, ora 4 note, notissime società tecnologiche, e tutte le altre stavano a guardare. Questo era già vero parzialmente 2 mesi fa, 9 settimane fa, perché ci sono tendenze assolute e tendenze relative. La tendenza assoluta è quando salgono in 7 e le altre scendono, ma non era questo il caso, perché le 7 salivano ed essendo molto grosse incidono sull'indice, ma c'erano centinaia di società, 164 nello Standard & Poor's 500, che al momento guadagnano più del 10% soltanto da inizio anno. 164 vuol dire una su 3. Quindi non sono solo le 7 sorelle a salire, ma c'è anche un altro movimento, perché noi qua abbiamo sempre parlato, insomma, delle famose 7 sorelle che trainano tutti sì, qua, che no, è vero, attenzione, che non è che non è vero, però ci sono anche altri titoli che stanno guadagnando bene. Del ci sono 164 società che sono esattamente una su 3 delle 500 dello Standard & Poor's che da inizio anno, quindi soltanto 9 settimane, mica da inizio 2020, nelle ultime 9 settimane portano a casa a ieri sera il più del 10%, dal 10% in su, però, a salire attenzione. E arrivare.
Gaetano, la domanda mia è: ma queste sarebbero salite anche se non ci fosse stata l'iperperformance delle sette sorelle? Questo è l'aspetto interessante che è emerso nelle ultime 4-5 settimane, perché tendenzialmente la risposta era sì fino a 5 settimane fa, nel senso che c'era un tema dominante che era quello dell'intelligenza artificiale nelle varie declinazioni, e quindi è salita le solite 7, ma anche AMD, anche le società più piccole. Questa narrativa adesso però è superata, perché a ieri sera, se vedessimo il ranking per performance degli 11 settori dello Standard & Poor's 500, noteremmo come la tecnologia si trovi mestamente a metà, quindi esattamente il sesto gruppo settore su 11. Quindi niente di eccezionale, c'è chi ha fatto peggio, comunicazioni, ma c'è chi ha fatto molto meglio. Chi? Due settori spiccano nelle ultime 5 settimane, quindi non vi parlo di 5 giorni o 5 ore, ma di un mese abbondante, e sono i materials e l'energy. Basic Materials è quella che ha fatto il più 7,40. C'è l'energy, il finanziario, ho recuperato, insomma, Finviz mi faceva questo tipo di analisi e te l'ho messa qua. Eccola qua, Basic Materials, Energy e Financial. E il tech dov'è? Esatto. Il tech è dietro, è Utilities, Industrial e Technology. Le prime tre, chiaramente, capite bene, sono l'espressione di quello che si chiama nel gergo il comparto value. Quindi non è più un mercato orientato verso il growth. Almeno questa è la fotografia che emerge dall'ultimo mese di performance del mercato azionario americano. Tra l'altro, altro aspetto che conferma la sovrapposizione fra la questione settoriale e quella geografica. Lo Standard & Poor's 500, gli Stati Uniti, se volete. Se prendiamo le prime 25 borse al mondo, e qui ti sfido a cercare una tabella che riproponga quello che sto per dire. Adesso ci provo. Lavoraci mentre io completo il discorso. Se prendiamo le prime 25 borse al mondo per capitalizzazione e creiamo il ranking per performance delle ultime 5 settimane, cosa vediamo? Vediamo che lo Standard & Poor's 500 è la 15ª su 25 borse al mondo per performance. Le migliori sono Danimarca, quindi sappiamo bene un settore e un'azienda specifica che... Novo Nordisk, sono quelli che ti punzi e diventi magro, sì. Perfetto, quindi parliamo di Danimarca, parliamo parliamo anche di Italia, parliamo di Taiwan. Ci sono delle realtà dove più cicliche, più in sintonia con il ciclo economico. Gli Stati Uniti sono un tema, da un certo punto di vista, difensivo, perché tutti quanti compreremo il nostro cellulare, tutti quanti ci colleghiamo ai social network, anche quando c'è la recessione. Ma se l'economia tira, e questo è il grosso tema che sta emergendo in questo momento, un'economia che, nonostante le aspettative particolarmente depresse di inizio anno, ha disatteso sistematicamente queste profezie di sventura e globalmente si sta risollevando. È chiaro che in questo contesto, Emeric, quali sono i settori più reattivi, più performanti sul mercato? I settori value, quindi le risorse, i materials, come li chiamano in America, i finanziari, gli industriali, sono quelli che stanno tirando la volata. E quindi è un mercato che si sta allargando, dove le correzioni tanto desiderate, spasmodicamente desiderate, si stanno manifestando in maniera stealth, in maniera invisibile, perché c'è una rotazione da settori che adesso perdono terreno tecnologico, pensiamo ad Apple, pensiamo alle varie Tesla, alle varie stesse Alphabet da un lato, e settori che stanno raccogliendo il testimone, quindi si stanno avvicendando, come abbiamo visto poco fa, alla guida del mercato. E quindi è un mercato interessante in cui ci sono delle correzioni orizzontali e non verticali, quindi passaggi di consegne da un leader sicuro, conclamato, che era quello delle magnifiche sette inizio anno, ha un mercato che si va allargando, dove sempre più società... No, ho capito il ragionamento che dici tu. È partito il movimento con le sette sorelle, però attenzione che nelle ultime 5 settimane le sette sorelle stanno, diciamo, perdendo un po' di impulso, ma lo stanno guadagnando altri settori, come Basic Materials, Financial, i settori value. Però quello che ti quindi diciamo che questa l'ultima parte della salita sta diventando strutturale alla fine delle cose. Perché se prima c'era soltanto il tech che saliva, però adesso c'è anche tutto il resto, insomma, si sta diventando solida questa salita.
o no? Beh, sicuramente è un sintomo di salute. Mi viene in mente un altro dato statistico molto interessante. Questa settimana, se prendiamo il paniere delle quasi 1500 società del Morgan Stanley World, quindi di tutte le azioni più importanti al mondo, sono 1470, diciamo 1500. Beh, il 30% di queste società, quindi quasi 500, è sui massimi annuali. Quindi non è più, ancora una volta, un discorso legato, che poi era anche un discorso da prendere con le pinze, alle sette sorelle, ma è un discorso che si sta allargando a tutte le pieghe del mercato, perché percepisce il mercato che il tema dominante non è più la prospettiva di un calo dei tassi di interesse che poi sta sfumando perché i dati macro, magari avremo modo di parlare anche di questo, rendono questa prospettiva sicuramente diversa da quella di inizio anno, quando si parlava di 6, addirittura 7 aumenti dei tassi. Sì. Non è più questo il fattore determinante della crescita, ma è una crescita macroeconomica dove ci sono sempre più economie al mondo che si affacciano. Mi viene in mente, questa mattina per esempio parlavo dell'indice dei mercati azionari emergenti che sta uscendo da una lunga fase di stallo, e questo chiaramente è un settore assolutamente ciclico, assolutamente in simpatia. Gaetano, alla fine, tra un po' ce li dobbiamo alzare i tassi e non li dobbiamo più abbassare. Ma sai, c'è una cosa divertente che questa mattina facevo notare, Powell è un po' come i politici in campagna elettorale. Promettono tante cose, promettono di tagliare le imposte o di aumentare la spesa pubblica a seconda delle latitudini dei politici. Da noi si tende più a garantire, a assicurare maggiore spesa pubblica. Negli Stati Uniti c'è più sensibilità all'aspetto fiscale. Poi arrivano al governo, arrivano ai centri del potere, ma non ci sono le condizioni per abbassare i tassi, per abbassare le imposte o per aumentare le spese. Lo faremo l'anno prossimo. Powell ha fatto lo stesso discorso inizio a dicembre, quando ha fornito questo famoso pivot. No, quindi taglieremo i tassi di interesse, lo faremo l'anno prossimo. L'anno prossimo era marzo, poi maggio, giugno, adesso si parla di seconda metà dell'anno. Il che è ancora più improbabile, perché arriveremo alla vigilia delle prossime elezioni presidenziali, per cui niente di più facile che dal prossimo FOMC, la settimana prossima, emerga la volontà del direttorio di non tagliare più, come assicurarono a dicembre, tre volte i tassi, ma sicuramente due, forse uno, e chissà se taglieranno i tassi di interesse o meno nel corso di quest'anno. Quindi ne vedremo delle belle, Emery. Ma noi siamo qua comodi, seduti con i popcorn, non vediamo l'ora, almeno io mi diverto su queste cose. Senti Gaetano, questo è l'inquadramento generale. Cosa facciamo? Partiamo con le domande? Sei pronto? Vediamo. Parto facile. Emery, per favore, chiedi riguardo a gold e silver per il 24 all'Evangelista, al Gaetano Evangelista. Allora, facciamo oro e silver. Mi raccomando, un minuto e mezzo, un paio di minuti, non stiamoci troppo, poi dipende se vale la pena, ci stiamo di più, però così diamo più spazio a tutti quanti. Allora, gold. Ma gold mi piace perché cresce non più in quanto riflesso del dollaro. Sapete benissimo che l'oro è un po' l'alter ego del biglietto verde, per cui c'è questa correlazione inversa molto marcata. Questo break che si vede nella parte finale del grafico, quindi dove finalmente ci siamo lasciati alle spalle questa estenuante congestione degli ultimi anni, è un break genuino, quindi apprezzabile, perché non c'è soltanto sul dollaro, ma si manifesta su tutte le valute principali. C'è un breakout sull'euro, c'è un breakout, figuriamoci, in termini di yen, sulla sterlina, sul franco svizzero. Quindi se convertissimo il prezzo dell'oro in tutte queste valute, vedremo lo stesso discorso. Quindi c'è una rottura su tutti questi fronti, che è un po' quello che si diceva prima per il mercato azionario. Se la rottura, se una tendenza è isolata ad un contesto, è una tendenza che poggia soltanto su un pilastro. Ma se la tendenza si allarga a tutte le valute, in questo caso
Beh, la tendenza è genuina e noi abbiamo delle buone aspettative su loro. Vediamo se riesco a recuperare lo studio su cui ci siamo soffermati. Se pazientate vi do un riferimento. Nel frattempo io ti dico perfetto. Che attualmente quota 2174,7 dollari l'oncia, in rialzo oggi dello 0,33, quasi 7 dollari di rialzo, però sta congestionando nelle ultime sedute, sembra una sorta di pseudo triangolino che prima o poi uscirà e secondo me questo esce dall'alto, però vediamo. Sono d'accordo, nella misura in cui non si dovesse tornare al di sotto dei 2100 dollari, che era la soglia dei massimi degli anni passati, la proiezione tecnica è a quota 2700 dollari per oggi. Sì. Anche perché sul mensile io vado dicendo un po' forse a così, mettiamo per favore il grafico qua, toglietemi un attimo Gaetano perché voglio discutere anche con lui del mio bellissimo cap and handle sul mensile dal 2011, ma questo lo vedi anche tu? Allora, i puristi mi dicono che per essere un perfetto cap and handle gli spike che si sono registrati negli ultimi mesi sarebbero dovuti essere sotto il massimo di questo qua, però dai, su una misura così, mensile così è bellissimo, dai. Soprattutto c'è un aspetto che andremo a considerare. Dopo aver toccato quella linea, tutti i ripiegamenti successivi sono sempre stati più contenuti come profondità e come durata. È come se i compratori avessero impazienza di comprare senza aspettare uno sconto più allettante. Quindi questo testimonia il fatto che c'era impazienza a comprare, ad entrare. Il break, se è un break genuino, quindi mi sembra che sia conclamato, perché questo break lo vediamo, magari la prossima volta mi preparo il compitino da casa, ve lo propongo prima di, o magari mi spiegate come fare a condividere in tempo reale. Però questa rottura la vediamo nella stessa conformazione anche sulle altre valute, sull'oro in euro, sull'oro in sterline, sull'oro in renminbi, sull'oro in franchi svizzeri e così via. Quindi la rottura su base mensile c'è ed è conclamata. È chiaro che qui entriamo in un contesto speculativo, perché rompere verso l'alto una trend line inclinata a sua volta verso l'alto è chiaro che si entra in un territorio che non è più quello degli anni passati, ma è un territorio sui massimi storici, tra l'altro, in tutto questo. Sui massimi storici, ma ovviamente poi dovremmo anche aggiungere tutta una, ci vorrebbe un'ora e mezza, non un minuto e mezzo. Dovremmo dire per esempio che i massimi storici in termini reali, cioè se togliessimo l'inflazione, sono ancora quelli dell'80, quindi non abbiamo ancora battuto. Però questa è un'argomentazione che va a favore dei rialzisti, perché vuol dire che dopo 44 anni siamo ancora al di sotto di quel massimo assoluto, quindi c'è tanta roba verso l'alto. Quindi rimaniamo positivi sul gold e anche sul silver, che mi chiedevano anche il silver i nostri telespettatori. Questa per me è il mio interrogativo. Su questo ho un dubbio, perché se quello che ci siamo detti è vero, cioè la crescita economica sta ripartendo a livello globale, perché il silver non sovraperforma l'oro? Questa è la domanda a cui non riesco a dare ancora una risposta, perché mi aspetterei. Se confrontassimo, vedi Emery, che c'è un rapporto molto, molto brillante che si può fare, che è il confronto fra il global PMI, quindi il barometro dell'attività economica globale, e il gold-silver ratio, quindi il rapporto fra oro e argento. Vanno sempre di pari passo, sono due misure che vanno sempre a braccetto. Chiaramente se l'economia cresce, l'argento, che è un metallo d'uso più industriale, anche se è un prezioso, sovraperforma l'oro. Se l'economia rallenta, è l'oro che prende la leadership e quindi prende la guida dei metalli preziosi. Ora, assistiamo ad un global PMI che, dati di qualche giorno fa, si è riportato sopra i 50 punti, quindi dà una misura di una crescita economica che si sta allargando. Però il rapporto fra oro e argento è ancora favorevole a loro. Bene per chi evidentemente investe in oro, però questo è un aspetto che nel quadro che seguiamo non combacia con la nostra narrativa, cioè di un'economia che dovrebbe premiare più l'argento dell'oro. Credo che sia una divergenza, una dissociazione che dovrebbe rientrare nei prossimi mesi, quando l'argento dovrebbe sovraperformare. Però questo vuol dire che se l'oro arriverà a quota 2007, chissà l'argento dove possa mai arrivare. Però nel complesso mi sembra di poter dire non darei dei livelli, ma credo che l'argento possa far bene
perlomeno in termini assoluti, se non relativi, nei prossimi mesi. Buongiorno e grazie ancora per gli utilissimi consigli che ci date ogni giorno. Vorrei capire cosa fare con Pattern, acquistata a 6,6, può risalire a medio termine e dove può arrivare a breve Mediobanca, acquistata a 12,82. Grazie mille e buon lavoro, Guido da Bologna. Come vedi qua, Gaetano, si passa da su, da giù, destra, sinistra, quindi tutto sempre pronto. Allora, Pattern, società piccolina, io non so se di solito ti occupi anche di growth, di EGM o capitalizzazione, però noi qua facciamo tutto, quindi devi essere pronto a tutto, Gaetano. Vediamo, infatti non la conoscevo, ammetto la mia ignoranza in materia. Ma sai, sono piccoline. Allora, Pattern, se non ricordo male, è la società che è attiva nella vestiti, quelli di Pattern, sono della zona di Torino, qualcosa del genere. Ah, quindi italiana. Sì, è italiana. Allora, fammela andare a prendere, perché è una vita che non la guardo, Pattern, effettivamente, Pattern Group. Però c'era, sì, prodotto fashion luxury, ed è dalle parti di Torino, città metropolitana, vedi, ricordavo bene, mannaggia, la memoria di lungo è fortissima, quella di breve è inutile. Allora, però qua inficiano chiaramente gli scambi che sono pseudo ridotti e sono generosi. Comunque, a livello tecnico sottile. Come la vedi? C'è un dato interessante che notavo mentre mi concedevi qualche secondo per riorganizzarmi, ed è il test della media mobile a 200 settimane. Quindi noi sappiamo benissimo che c'è questo benchmark tecnico molto efficace, molto utile, che è la media mobile a 200 periodi, che vale sul giornaliero ma vale anche sul settimanale. Se riuscissi a mostrare la media mobile esponenziale a 200 settimane, noteremmo come questa società, le quotazioni si sono appoggiate. Esponenziale a 200. A 200 su base settimanale. 200. Sul mio grafico vedo la cos'è? Basso sollecitazione. Allora, questo è il giornaliero? Questo qua è il giornaliero, ti torna come grafico? Vai sul settimanale. Settimanale, mamma, come mi fai lavorare te, sì. Lavoriamo, non c'è problema. Allora, settimanale ed è qua. Questa ti torna più o meno? Dovrebbe essere la tua? No, io ce l'ho come supporto, guarda un po'. Magari sbaglio io qualcosa nei parametri. Ah, infatti me l'ha cancellata. Ecco, perché è rimasta 30. Allora, esponenziale, mi hai detto 200 la vuoi, e 200 sia, sì. E vediamo dove va. Dov'è finita? È scomparsa. Vabbè, dimmi tu dove ce l'hai, io adesso poi la vado a recuperare. Beh, no, semplicemente, vedi, il minimo di ottobre, quindi quello da qui, il questo titolo qua? È ripartito. Sì? Esattamente, lì si è appoggiata alla media mobile, il titolo, quindi si è appoggiato in quel punto. Quindi ha funzionato da supporto dinamico. Ha funzionato da supporto dinamico. E questo ripiegamento, nella misura in cui rimanesse sopra i 5,50 euro, è un ripiegamento che possiamo tollerare. Sarebbe stato meglio sicuramente per l'ascoltatore e il telespettatore non assistere a questo calo nelle ultime settimane, ma 5,50 è la linea del po', passatemi la battutaccia, che non dobbiamo abbattere per mantenere una visione rialzista su questo titolo. Per cui in questo momento, se io fossi detentore di questo titolo, fino a 5,50 mi sentirei di mantenere la posizione. Probabilmente questa fase è una fase di lateralità che prelude, come questa congestione triangolare lascerebbe intendere, prelude ad una partenza, quindi ad un break verso l'alto. Quindi, vabbè, l'importante è che sotto 5,50, allora il nostro stop è 5,50. Sotto, eccolo qua, sì, ecco, me l'ha disegnato. È arrivata anche la media mobile, quella tua, che è questa. Perfetto, quindi questa è la base al di sotto del quale non bisogna scendere con Pattern. Mediobanca, sì, acquistato a 12,82. Allora, Mediobanca, secondo me, c'ha sempre le situazioni, quelle, sai, generali, queste cose qua che ogni tanto influiscono, lo vedo in termini di volumi. Non so se segui la cosa, ma lo sai che noi ci divertiamo con poco e quindi basta qualche volume in più e subito ci scateniamo. 1,43% di rialzo, in questo momento siamo a 13,10, il nostro telespettatore ce l'ha in carico a 12,82. Come vedi Mediobanca? Mediobanca per anni, sono 2, 4, 6, 8 anni, ha avuto questa barriera a 10 euro che ha superato brillantemente da non molto, e questo gli ha dato una nuova vitalità, un nuovo brio. Seguo anch'io la questione di questo rapporto a 3 fra Mediobanca, esatto. Generali, quindi
C'è un certo potenziale. Io vi do un livello che va seguito per capire se l'azione può ambire nuovi massimi storici, ed è 14,40 euro. Questo per me è l'ultimo diaframma che Ma siamo 13,11. Ce n'è di spazio? Ce n'è di spazio. Io sto osservando un grafico mensile, perché di solito... Tu sei lungo periodo. Ho capito. Sì, sono abituato un po' più a essere, sono meno trader e più investitore, quindi per quello che mi riguarda, fermo restando che non c'è nessun motivo per il momento per uscire, perché mi sembra un'azione che è un po' come se mantieni un cagnolino per una settimana in uno stanzino, appena apri la porta scappa via, non lo fermi più. Mediobanca ha questa logica, viene da anni di contenimento, che è stato ormai lasciato alle spalle, quindi questa fuoriuscita, vedi, qua si vede perfettamente. Ecco, sì. Nella misura in cui non si rimanesse al di sopra, poi fuoriuscita e poi ritest della precedente resistenza, certo, proprio perfetto, chiaro, qua, chiaro. E poi quindi noi abbiamo qui ancora una volta, Emeric, abbiamo una linea che non dobbiamo abbattere, quindi al di sotto della quale non dobbiamo più scendere, e questo era il nostro stop loss. Su base mensile scorgo questa ultima resistenza, che è un ultimo ritracciamento. Non so se uso un termine che i tuoi telespettatori conoscono, sono abituati a ascoltare. Abbastanza allenati a sentire cose strane. Sono abbastanza tecnici, d'altra parte si chiama analisi tecnica, quindi sicuramente sono avvezzi. Quindi questa resistenza, 14,40, è l'ultimo ritracciamento del ribasso dal massimo del 2007. Una chiusura settimanale sopra 14,40 per me conduce a nuovi massimi storici, quindi manterrei Mediobanca. È poco ma sicuro, anche perché allora tecnicamente non c'è nulla da dire, il trend è lanciato. Ecco, facciamo una cosa, diamo anche un livello sotto il quale bisogna un attimino valutare bene, e forse secondo me è proprio il livello di rottura, 10,70, 10,50, dipende, non lo so, sotto gli 11 euro già dovremmo cominciare a preoccuparsi, perché il mercato dà, alle volte, non sempre, dà un'opportunità, ma raramente ne dà due, e quando lo fa c'è da dubitare, perché vuol dire che c'è una trappola in corso. Il pullback l'ha fatto, un secondo pullback sarebbe inconcepibile. Secondo me già sotto gli 11 euro di chiusura settimanale c'è da andar via, perché vuol dire che c'è qualcosa che non... ci sarebbe nel caso qualcosa che non va, però mi sembra che è un'ipotesi da tenere presente, per sempre bene avere un piano B in borsa, quindi... però mi sembra un'ipotesi minoritaria, sai che così, come probabilità. Noi Gaetano qua abbiamo poche ma regole fondamentali. Le nostre regole sono quelle della fascia trading, non solo di analisi tecnica. Sono, prima cosa, mettere sempre lo stop loss. Poi ne possiamo mettere uno più o meno vicino e il secondo paracadute in caso di cataclismi e gap, e lo mettiamo più giù. La seconda regola, ma proprio aurea, che abbiamo noi qua, è mai mediare per rincorrere le perdite, che è diverso da accumulare. Accumulare vuol dire che c'è una strategia di base iniziale che prevede i varie entrate, magari a più livello a scendere, ma mai mediare, perché può andare bene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 volte, poi arriva quella volta che ti rasa il conto e tu hai finito di fare trading. E poi basta, dai. Posso andare via? Sembra che abbia detto tutto quello che c'era da raccontare. Queste sono le nostre due regole, sono poche ma sono fondamentali. Io mi permetterei di aggiungere una regola 2.1. Vai. Mai comprare le azioni il cui grafico finisce nell'angolino in basso a destra. Ah, vabbè. Perché 9 su 10 sono operazioni che si risolveranno in perdita. Sì, cioè quando mi dicono, ho capito tu dove vuoi arrivare, dici... Mai comprare azioni perché sono scese tante, perché come diceva il saggio cinese, azione che è scesa tanto può scendere ancora, quindi occhio, quello è presumo. Mio maestro, vediamo se i tuoi telespettatori hanno i capelli bianchi come me, quelli che sono rimasti, che si chiamava, io lo cito, penso di non fare torto a nessuno, si chiama Erasmo Paolella, che è un decano degli analisti tecnici degli anni 90, anni 80, anni 90, che diceva che le azioni si possono dimezzare, ma si possono anche trimezzare. Sì, decisamente. Quindi, il fatto che un titolo valga 100, ma valga 10, poi scende a 5, non toglie che possa scendere a 2,50. Ah, no, il fatto che si trovi nell'angolino lì.
Non, il fatto che sia sui minimi non vuol dire che non possa fare altri minimi. Quindi. Oh, anzi, se è sui minimi di solito un motivo c'è. Quindi. Perfetto. Allora, Gaetano, io devo andare in pausa, devo dare spazio all'aggiornamento news. Tu rimani lì, anche i telespettatori che oramai ci conoscono rimangono lì. Tempo 3-4 minuti e poi ricominciamo con la seconda parte di analisi tecnica dritti fino alle 12.40 quest'oggi. Rimani lì, mi raccomando, Gaetano. Rimanete lì anche voi. Adesso aggiornamento con la nostra Elisa Piazza. Bentornati a tutti gli spettatori di Classe NBC, seconda parte di analisi tecnica, sempre 349-8275-983 e oggi con la new entry Gaetano Evangelista, AJ Italia, ma insomma avete notato che non è che arrivano a caso gli ospiti qua, gente competente. Allora, Gaetano, ricominciamo subito da STM, anzi visto che abbiamo parlato di tech proprio in apertura, ci sta una bella analisi di STM. Come la vedi ST Microelectronics alla luce del fatto che in questo momento perde il 2% e siamo a 42,01. Prego. Beh, sicuramente è un titolo che comincia a risentire di una, non dico disaffezione, ma insomma un venir meno di questo entusiasmo per il settore tech, in particolare growth in generale. Nello specifico mi sento di poter dire che al di là di questi aggiustamenti di corto respiro non c'è ancora grosso motivo per temere. Piuttosto, ecco, se parliamo di media mobile a 200 giorni come spartiacque fondamentale, quindi come primo livello di guardia, ecco, dovremmo cominciare a osservare la zona attorno a 41,50 euro, che è una zona che, dove si concentra questo argine, questo spartiacque. Non sarei felicemente esposto a rialzo nel caso in cui dovessimo portarci al di sotto di questa soglia, però ecco, potrebbe essere l'opportunità, Emeric, per cominciare a fare un po' di rotazione di portafoglio riducendo i titoli che dimostrano di avere un po' di debito di ossigeno o di carburante e quindi a favore di temi più legati al ciclo economico come gli industriali, gli stessi finanziari. Anche perché STM ci dà proprio l'idea che comunque nell'ultimo periodo è sempre solo salita a traino del tech americano, cioè non ho visto questa salita per forze proprie, l'ho vista per agganciamo il treno del tech e via. Certo, se il treno del tech dà qualche piccola, diciamo, qualche segnale di tentennamento, secondo me STM, insomma, c'è il rischio che riassorba. In questo caso poi il rischio, sai qual è? Che molti investitori abbiano un po' la sindrome del fidanzatino del liceo che poi incontra la vecchia fiamma a 40 anni e ci si vuole mettere insieme non avendolo fatto quando era ragazzo e quando era il momento per farlo. No? E quindi il fatto che STM, ma penso per esempio a Apple, che adesso d'improvviso è diventata appetibile da parte di molti di coloro che non hanno comprato quando dovevano comprare, non facciamo l'errore di innamorarci delle società fuori tempo massimo. Se ci dovesse essere una perdita in termini assoluti, anche oltre che relativi, e vale per STM, quindi se questa linea che magistralmente hai tracciato dovesse essere abbattuta, ed è un se, quindi non è una certezza, ma è chiaro che quello vorrebbe dire che il mercato ci sta comunicando la volontà di preferire altri temi sul nostro listino, e evidentemente STM si è mossa in buona misura in simpatia con il settore globale della tecnologia, sarebbe l'occasione per preferire altri contesti a quello in discussione. Eh sì. Va bene, quindi occhio, mi raccomando, su STM. Buongiorno, sono sempre io. Io chi? In 200, io chi? Si dà l'impressione che siano due telespettatori. No. Analisi su Nexi, può scendere fino a 5,43. Grazie, siete bravissimi, vi ascolto sempre. Allora, andiamo a vedere un po'. Nexi, e come abbiamo già detto, un titolo può scendere fino a quando c'ha voglia di scendere. Quindi 6,34. Però possiamo individuare magari qualche livello di stop che io vedo, stop, o almeno qualche livello di target ribassista che io vedo nel gap. Tu sai che noi qua alla fascia training, analisi tecnica, noi siamo fautori delle richiusure dei gap. Noi non vediamo l'ora che si apra un gap perché poi lo andiamo a richiudere. Non lo so se tu sei dello stesso avviso. Io sono dell'idea che questa società in particolare non come dire non
non serva buone sorprese per gli investitori, perché il rally che ha fatto, questo rimbalzo che ha fatto in autunno, fra fine ottobre e inizio anno, era a tutti gli effetti un rally correttivo. Credo che sia questa discesa recente sia il ripristino di una tendenza, ahimè, ai loro, per gli investitori, negativa da praticamente da quasi 3 anni. E quello che abbiamo visto in autunno è semplicemente un pullback di questa fase discendente. C'è stata un'opportunità per vendere su quei livelli, fino a prova contraria temo che i minimi autunnali siano nel mirino, e non è detto che il mercato, che i prezzi si fermino lì. La mia idea è che ci sia ancora tempo per vendere, per uscire da Nexi. Per chi fosse fuori dal titolo, l'unico motivo per comprare emergerebbe in caso di, ripeto, in caso eventuale di ritorno sopra i 7,50 euro. Però per quello che ha fatto il titolo negli ultimi 6 mesi, quindi questo rally, questo pullback, questo ripristino, ho idea che i 7,50 per un po' non li vedremo più. No, anzi, guarda, sta andando a chiudere il gap a 6, e questo è un target, adesso è quello, siamo 6,34,20, adesso poi vediamo. E poi una volta essere bonari. Io vado, sai, livello dopo livello, se poi mi rompe 6, certo, vado a vedere, certo, il livello, certo, successivo, ma non voglio dire, certo, direttamente, certo, i minimi a 5 qualche cosa, se no mi si spaventano i telespettatori. Però attenzione, perché i supporti ci sono. Sono ben evidenti, in questo caso c'è l'area dei 6, che non solo è una soglia psicologica, ma anche la richiusura del gap che è stato lasciato aperto tra la seduta del, fammi vedere, tra l'8 e il 10 di novembre scorso, 8-9 novembre scorso, quindi occhio a tale livello. Salve, vorrei sapere se è conveniente acquistare oggi o quanto prima Campari. Allora, su Campari, guarda, noi in passati mesi, settimane scorse abbiamo parlato tanto, ma io non ti dico niente perché sono curioso di capire cosa ne pensi tu, e vediamo se coincide più o meno la nostra visione con la tua. Campari ha disegnato un evidente doppio massimo, quindi qua siamo rubrica analisi tecnica, parliamo di analisi tecnica. Se prendiamo gli ultimi 3 anni di Campari, c'è un doppio massimo che è corroborato dal fatto che fra questi due picchi, quindi parliamo di fine 2021 e 2023, c'è questa base, ci sono quei, è come se ci fosse un doppio minimo all'interno, vedete? Quindi su quella lì, 1 e 2. Quindi c'è questa formazione complessa che si è formata. Allora, fammi evidenziare, così facciamo vedere. Eccoli qua, sono questi. Perfetto, minimi che puoi vedere tu. Uno è qua, e adesso uno è là, e raddoppiamo, e poi c'è l'altro che è qua. Fammelo prendere, vediamo un po' se ce la faccio. Eccolo qua, questo è l'altro minimo. Sì, okay. esattamente. Perfetto. Sì. E quindi? Una volta c'è chi chiamava questa conformazione le orecchie di lupo, perché ha questa formazione così, no? Con questi due picchi. E con questi due picchi così. Ah, giusto. Ah, non l'avevo mai sentita questa delle orecchie di lupo. Le orecchie di lupo. Beh, io qualche anno, ho qualche lustro più di te. se ne parlava quando i grafici erano ancora su carta millimetrata. Grande. Ma quello me l'hanno raccontato. Io ho la mia memoria storica della borsa. Facevi anche tu la carta millimetrata. Io fortunatamente non sono arrivato dopo. Lo puoi dire forte. Questo tipo di conformazione Emerick è evidentemente, chiaramente, una conformazione, diciamo, poco simpatica, poco propizia, rafforza il messaggio del doppio massimo canonico a cui siamo abituati, e quindi l'attenzione deve essere massima nei confronti di questa soglia che hai tracciato sul grafico. 8,70 questa qua, questa è il mio, sì, esattamente, più meno. Esattamente. 60, c'è stata questa fuoriuscita verso l'alto da questo canale, però vedi, quello che si diceva prima, il mercato non dà mai due opportunità, se te ne dà una è già tanta roba, quindi questo pullback da qui occorre ripartire senza nessun indugio. Se da questi livelli il mercato, i prezzi dovessero tornare a scendere, c'è qualcosa di sospetto, il mercato non è generoso, non fa regali, né tantomeno da seconda opportunità. Quindi il tornare sui propri passi, quindi tornare verso il primo pullback che ha fatto a qualche settimana fa, inizio marzo, sarebbe un motivo di enorme disagio, e quindi farebbe temere sicuramente la falsità di questo break verso l'alto, e quindi la possibilità che quella linea spartiacque possa essere sollecitata, per cui non mi suscita particolari entusiasmi, per dirla tutta.
No, anche a me, anche perché il rimbalzo che ha fatto ultimamente, che io spingo tanto su questa cosa, in tanti mi dicono no, ma guarda che stava salendo e tutto, io ho detto sì, attenzione, mettetemi per favore il grafico che facciamo vedere ai nostri telespettatori, quel rimbalzo lì che ha fatto Campari l'ha fatto per andare a chiudere il gap che era stato lasciato aperto, lo vedete, lo ricordate questo gap qua, cos'era, quello dell'acquisizione Courvoisier? Guardate, siamo andati a ricoprirlo. Io quando era in fase di risalita ho detto va bene, sta risalendo, siamo in fase, però il vero cambio di paradigma ce l'avremo se rimarrà stabile sopra i 10 euro, perché così le quotazioni sarebbero andate non solo a chiudere il gap ma sarebbero rimaste diciamo nella parte alta questa qua, e invece tutta questa situazione qua, proprio il non riuscire a diciamo stabilizzarsi al di sopra dei 10 euro, questo qua è stato tutto un segnale che era propedeutico poi alla discesa, poi abbiamo avuto qua cos'erano i conti con questa spike così volatile, poi di discesa di nuovo qua, però ancora io non sono convinto di Campari, solo e soltanto se mi si stabilizza sopra i 10 allora vario un pochettino, può starci come livello? Sì, beh, siamo in zona di indifferenza, quindi entrare adesso vuol dire rischiare di essere impallinati, perché stiamo esattamente a metà del guado, quindi o aspettiamo che rompa verso l'alto e che quindi neutralizzi quella negatività che giustamente hai fatto notare, o altrimenti il rischio di andare a sollecitare quei livelli già testati inizio marzo, con la possibilità che il pavimento ceda e che quindi si vadano a sbriciolare. In questo momento non ce la fare assolutamente niente. Sì. Buongiorno evangelista altissimo livello, occhio, ti conoscono qua mi sa, il nostro amico come si chiama? Gerardo, è possibile avere un'analisi di Maire per cortesia? Maire Tecnimont, allora andiamo a vedere un po' Maire che si è mossa parecchio nei giorni scorsi e vediamo adesso che cosa sta facendo. Allora fammi recuperare il grafico, siamo con attualmente un titolo che sta girando meno 1,06701, però questo ha corso tanto, la domanda è pronta un'altra gamba rialzista o occhio perché un po' di riassorbimento dell'ipercomprato, non vedo l'RSI ma così a naso mi sembra che siamo un po' alti, Gaetano, non so, è un titolo che analizzi, segui o comunque sia l'analisi tecnica sempre quella, quindi. È uno di quei titoli industriali che stanno riemergendo in maniera veramente prepotente e quindi conforta quell'idea di un mercato che si sta orientando verso un'altra famiglia, no? Altri temi di investimento che non sono più quelli growth. Qui vedete chiaramente come i massimi precedenti sono stati letteralmente spazzati via, c'era questo picco del 2017 di 7 anni fa che è stato sbriciolato senza nessun riguardo, questo la dice lunga sull'assenza di venditori, non c'è nessuno che possa contenere il titolo perché chi ha comprato, e quindi non c'è lettera, non c'è possibilità di contenimento. Sicuramente ci possono essere degli assestamenti da parte di chi ha, bontà sua, per sua fortuna, delle plusvalenze da portare a casa, ma grossi margini di discesa non ci sono, bisognerebbe trovare nel breve periodo un supporto sul quale entrare. Per me la soglia decisiva sul titolo è a 7,50 euro, quindi non molto i livelli attuali, perché se dovesse spingersi al di sopra di questo ultimo diaframma, quello che per me è l'ultimo diaframma, andremo a sollecitare i massimi storici del 2010 che si trovano su livelli impronunciabili, vorrei dire su livelli molto più alti di quelli correnti, quindi probabilmente la strategia migliore è quella di aspettare un ripiegamento per cercare di comprare in modo da minimizzare il rischio, avendo ben presente che sopra 7,50 tutte le resistenze sono ripulite, sono rimosse dal mercato, e quindi non ci sarebbe altro ostacolo prima del massimo assoluto del 2010. Niente, spara, è alto. Però adesso, Gaetano, entrare adesso, come fai a entrare adesso? Cioè, tu nonostante... Infatti dovremmo cercare un'opportunità, il mercato ha 200 titoli su cui investire, insomma... No, diciamo magari un ritorno dei prezzi, ma anche direi che sui 6,40 euro, ammesso che il mercato sia così gentile da concederci questo sconticino, 6,40 euro si potrebbe valutare l'ingresso, sarebbe un livello di supporto sul quale entrare, ma si sa, il mercato... quando fa gli sconti è perché c'è da diffidarne, quindi non è molto... confortante, molto spesso per dirti c'è Iveco su cui siamo entrati
poco più di 9 euro, che da allora non ha mai dato la possibilità di entrare, è sempre salita. Ma è anche un discorso generale. Lo Standard & Poor's 500 sono più di un anno che lo Standard & Poor's 500 non fa una seduta da meno 2%. Ci siamo dimenticati. E appena già perde l'uno e mezzo così iniziamo a preoccuparci, iniziamo a ma è strano, perché vorrebbe dire che non ci sono compratori e qui c'è la fila. Io lavoro molto con gli istituzionali, vi posso assicurare che il livello medio del portafoglio dei consulenti finanziari è in equity, è del 20% del portafoglio. Ma come? Il mercato è cresciuto in maniera abnorme negli ultimi 4 anni e mediamente l'investitore è investito il 20%. Questo fa sì che c'è una notevole potenzialità, tanto denaro ai margini del mercato che attende di entrare. Ma se ci sono compratori con il denaro in mezzo ai denti e non ci sono venditori, è chiaro che ogni ripiegamento viene acquistato, perché c'è interesse, c'è sostegno, c'è denaro che vuole entrare. E il fatto che da più di un anno lo Standard & Poor's 500 non faccia una singola seduta da meno del 2% è una roba vista soltanto 14 volte in tutta la storia di Wall Street degli ultimi 80 anni. Quindi, immaginate un po', una roba che si verifica una volta ogni 7-8 anni. Quindi, questo la dice lunga su chi stia comandando sul mercato in questo momento. Allora, eccomi il mio Fabrizio, eccomi, io con la configurazione lì di orecchie di lupo che dice, la chiamavamo Batman e Robin, la configurazione di doppio massimo minimo la chiamavamo Batman e Robin. Va bene, allora, Telecom, possiamo avere un'analisi? Siamo qua apposta. Allora, Telecom Italia, questa è una partita non facilissima, Tu come la vedi Telecom? Fino a prova contraria Non è un'azione su cui si possa ragionare in termini favorevoli. È uno stilicidio continuo, non è mai riuscita a forzare certi livelli dinamici di resistenza che l'accompagnano verso il basso. Credo, temo, sia fra quelle non poche società italiane che possano rivedere i minimi assoluti. Sicuramente non mi interessa in ottica rialzista, non è un titolo che mi vedi nonostante questa la partita, l'M&A a livello europeo che è partito oggi con Vodafone Swisscom, non ti stuzzica niente? Ci sono prede che sicuramente suscitano maggiore interesse da parte degli investitori e delle società che hanno da mettere sul tavolo, sul piatto del denaro per fare acquisizioni. Evidentemente Telecom non è fra queste. Ma sei stato abbastanza chiaro. Bene, fermiamoci qua. Allora Gaetano, ho questa brutta abitudine. Capita. Dire la verità o dire quello che pensi, poi in questi periodi qua non è molto alla moda. Allora Gaetano, rimani lì, ultima pausa e poi ultima parte di analisi tecnica. Break. (349) 82 75 983, riprendiamo con l'ultima parte di analisi tecnica. Oggi il nostro Gaetano Evangelista, che ha preso il posto da Antonio Landolfi, che è un attimo fermo ai box. Buongiorno Emic, sono Max da Nettuno, vorrei sapere di Snam, prese in carico più o meno i prezzi attuali, è una situazione interessante, se riesce a parlarne grazie. E Snam sia. Allora, andiamo a vedere un po' quanto sta facendo adesso. Abbiamo avuto l'intervista esclusiva dell'amministratore delegato per il piano, attualmente 0,94% a 4,43,90. Snam Rete Gas. Ma non mi suscita particolari simpatie, non dico che non è un'azione negativa da valutare negativamente, ma non mi sembra sia il suo momento, probabilmente interverrà in un contesto più di mercato meno propizio, meno favorevole, quando poi torneranno a emergere i titoli, le utility, quindi i titoli in qualche modo difensivi. Non prefiguro una svolta, una ripartenza poderosa verso l'alto. Se dovessi avere del denaro da investire, lo investirei su altri contesti, non su quello delle utility. Non è un'azione negativa, sinceramente. Però non so dire se in questo momento, non mi sento di poter dire che in questo momento
possa avrà essere grossi uptrend. Ma no, ma comunque sia, storicamente il titolo non ha mai avuto grossi periodi di o accelerazioni rialziste o accelerazioni ribassiste. Non è eccitante, sicuramente. Beh, sai, SNAM, stiamo parlando comunque di utility, rete, gas, quindi ci sta. Noi ultra cinquantenni cerchiamo di mantenerci vivaci con titoli più pimpanti, più tepati. Esatto. Circolano voci di Orsel alla guida di Telecom, Fantafinanza, e penso proprio di sì. Ma chi glielo fa fare Orsel di andare in Telecom? Se ne sta comodo in Unicredit con i suoi 10 milioni di stipendio. Abbiamo fatto il calcolo, cioè, su Milano Finanza potete trovare l'analisi. Ma chi glielo fa fare? No, penso sia proprio Fantafinanza. Allora, buongiorno. Può chiedere al dottor Evangelista quando si aspetta il minimo dei mercati americani S&P 500 in che mese? Maggio, ottobre, grazie. Se vuoi tirare fuori la palla di vetro e dirmi quando è che ti aspetti il minimo dei mercati americani, io... Di solito questi non sono le tipo di domande che facciamo noi, perché questa è... Aspetta, che prendo... Aspetta. Allora, dai, che mese vuoi? Tu cosa dici? Maggio o giugno? Io tiro la monetina, facciamo così, e vediamo, croce, ottobre, così dite. Ma no, sai, Emery, che tanti miei colleghi hanno rischiato di perdere l'occupazione prevedendo crolli che non si sono mai manifestati. Per la verità, comunque sono riusciti a rimanere sulla cresta dell'onda, buon per loro. Allora, noi partiamo da un presupposto. Quando il mercato si colloca al di sopra della media mobile a 200 periodi, dipende dal proprio arco temporale, se è un investitore 200 settimane, se è un cassettista 200 mesi. Quindi il posizionarsi al di sopra di quello che è lo spartiacque di riferimento della propria operatività determina la tendenza. Siamo in tendenza inequivocabilmente positiva. In questo contesto noi dobbiamo cercare quando arriveranno i massimi di mercato, non i minimi di mercato. Il mercato non concede sconti. Il minimo era quello di ottobre, quando c'erano diversi segnali di acquisto che sono maturati, e io mi permetto di poter dire, sono pubblicamente disponibili su diverse fonti le mie analisi. Ad ottobre c'era l'opportunità di andare lunghi e l'abbiamo sfruttata. Consentitemi questa digressione. Il mercato non ha grossa volontà di ripiegare, perché c'è tanto denaro che vuole entrare. Se dovessi fare un po' il mago della pioggia, quindi prevedere quale sarà il momento di maggiore vulnerabilità del mercato azionario americano, direi probabilmente luglio-agosto. Questo è il momento in cui probabilmente assisteremo a qualche scompenso, a qualche ripiegamento di più di qualche punto percentuale. Però sono abbastanza convinto che da qui a fine anno... Potrei quasi scommettere, potremmo metterci un fiocchetto sul fazzoletto in prossimità del 15 marzo, da qui a fine anno non vedremo un calo del 10%. Ci sono le elezioni americane, storicamente nell'anno delle elezioni americane, insomma, è dura vedere grossi crolli di borsa. Sì, esatto. Dipende da come ci arriveremo, perché lì poi c'è un altro discorso che facevo qualche giorno fa sul rapporto. Non sono le elezioni a condizionare il mercato, è il mercato che condiziona le elezioni presidenziali. Vi do una bella statistica che storicamente è quasi sempre stata efficace. Se il mercato azionario sale nei tre mesi che precedono le elezioni, quindi novembre vuol dire ottobre, settembre, da agosto ad ottobre, se il saldo, se la performance dello Standard & Poor's 500 è positiva, viene confermato il presidente in carica. Se la performance in questo trimestre, agosto-ottobre, è negativa, viene allontanato il presidente. La Clinton perse le elezioni perché lo Standard & Poor's 500 nei tre mesi precedenti le elezioni perse terreno, e questo comportò la vittoria a sorpresa, ma non a sorpresa, perché storicamente è così, del candidato rivale, che era Donald Trump. E quindi vedremo sei mesi, a fine ottobre, se la performance nel trimestre sarà negativa, ma è abbastanza improbabile. Questo comporterà l'affermazione del candidato repubblicano in questo momento. Vabbè, quello sembra francamente che o se lo portano via, oppure la vedo dura che non so. Sì, certo. Sarà una primarie noiosissima per tutti, insomma. Dico. Non sono i candidati che probabilmente entusiasmano la maggior parte degli elettori e degli osservatori esterni. Però
credo che sarà, per tornare alla domanda iniziale, Emery, che mi sembra difficile che mercato, ecco, io comprerei lo Standard & Poor's se mai scendesse nei prossimi mesi del 5% dal punto più alto. Capito. Buongiorno, sono d'accordo con voi in merito all'angolo destro, se è supportato da notizie e dati deludenti, quindi come si spiega da un punto di vista fondamentale l'angolo destro di Illimity? Cosa ne pensa il dottor Evangelista? Ciro da Milano, sto accumulando attualmente in carico a 4,52. Allora Gaetano, tu è la prima volta che sei qua con noi ad analisi tecnica, ma credimi, il caso Illimity lo stiamo analizzando da tanto tempo, perché anche noi non riusciamo bene a capire come mai questa banca, che comunque ha portato a casa un utile di 104 milioni, tra l'altro più alto di quanto dichiarato in sede di presentazione di piano industriale quando il target era 100, e però il titolo continua a scendere. Per noi questo rimane un mistero. E graficamente anche la violazione degli ultimi minimi, quelli di fine ottobre, a 4,57, non preannunciano nulla di buono. Se ci spieghi tu come mai sta scendendo così tanto, io l'ascolto volentieri. O se vogliamo fare solo l'analisi tecnica. Soltanto tre parole da dire, c'è l'offerta che supera la domanda. Ho capito. C'è poco da raccontare. Questa qua è una cosa, la difendi. Quando mi dici, difendi, ma perché è salito il titolo? Ma semplice, perché i compratori sono più forti dei venditori. No. cioè, mi dovete dare una spiegazione un po' più. Poi c'è quest'altra considerazione che facevo mentre parlavi. Abbiamo sfondato il minimo anche nel 2020, di marzo, aprile, non ricordo bene, 2020. Sì. 2020 è un minimo su cui probabilmente marzo. Ora non ricordo i volumi in quella circostanza, magari se me li facessi vedere mi faresti cosa gradita. Certo. Però vuoi quelli del 2020 o quando ha rotto i minimi? Quando ha formato il minimo del 2020, i volumi in prossimità del erano minimo buoni. Di marzo, aprile, erano buoni. 2020. Vedi, ci sono stati discreti volumi. Questo cosa comporta? Che chi comprò all'epoca, va bene, a un certo punto si è trovato sotto il pelo dell'acqua. Quindi c'è una certa potenzialità di venditori, perché gente che era in guadagno, poi era a break even e adesso è in perdita. E quindi c'è un volume importante di venditori che adesso preme per uscire, perché vuole limitare la perdita. Questo contribuisce ad esasperare il declino, perché c'è una riserva di venditori che vuole uscire a qualunque costo. Quindi questo spiega. Ma a parte questa considerazione tecnica, io francamente non ho molto da raccontare. È uno di quei casi in cui di azioni che si trovano nell'angolino in basso a destra dello schermo. Quindi sui limiti è veramente, per noi è un po' un mistero quello che sta capitando. Sì. Tra l'altro anche i volumi sono in aumento, probabilmente è la questione che dice. Ora, francamente, quando tu mi hai detto no, chi aveva acquistato sui minimi del 2020, io vi dico una cosa: se qualcuno che ha acquistato i minimi del 2020 è ancora dentro questo titolo, allora c'è qualcosa che non va. Devi cambiare mestiere, perché insomma su una salita così alta tante possibilità di uscire, c'erano tanti livelli comunque di allerta, ad esempio vedo il 10,50 che è proprio lampante, ma ce ne sono tanti altri anche sotto, ad esempio il 9,20 era un altro livello da attenzionare. Buongiorno amico, oggi è la giornata del 4. L'innamorato troverà sempre argomentazioni valide per giustificare il tradimento del compagno o della compagna. Sì, chiaro. Ci abbiamo sempre una buona scusa, ce l'abbiamo sempre. Buongiorno amico, oggi è la giornata delle quattro streghe, ma andiamo avanti senza pause. Stellantis, come la vede? E Intesa, se potete. Antonio da Pisa. Sì, oggi giornata quattro streghe, abbiamo visto il pre-market, oggi era una festa. Guarda, mi sono pure detto io ai telespettatori, no, non ve lo faccio il pre-market perché c'erano volumi strani, ho detto vediamo come apre e poi decidiamo. Allora, Stellantis e Intesa. Stellantis. Allora, quattro streghe, il discorso è questo: tipicamente il mercato americano fa bene nella settimana, quindi quella che precede le scadenze, quella che stiamo per salutare, e perde terreno nella settimana successiva alle scadenze tecniche di marzo, quindi la settimana prossima. La storia ci suggerisce che lo Standard & Poor's 500 è sceso nella maggior parte dei casi. Questa chiaramente non è una certezza, ma è un orientamento per la prossima settimana. Stellantis ha un bellissimo grafico di lungo periodo. Se Emeric potessi tirar su gli ultimi 10 anni di dati, sì, adesso vedremmo che almeno gli ultimi 7-8 anni di dati
Stellantis ha una situazione di fuoriuscita da questo cuneo che l'ha contenuta per gli ultimi 7-8 anni. Quindi c'è questa linea che congiunge i massimi del 2015, del 2018, del 2021. Vedi, c'è proprio questa formazione cuneiforme da cui è fuoriuscita verso l'alto in maniera imperiosa. Questo chiaramente è un segnale di continuazione poderosissimo. C'era un maestro degli analisti tecnici americani che diceva the bigger the base, the higher in the space. Più è grande la base, più è grande la fase di accumulazione, più va verso l'alto, the higher in the space, quindi più cresce verso l'alto. Stellantis viene da 8 anni di accumulazione all'interno di questo cuneo da cui è fuoriuscita verso l'alto. Allora, il cuneo che dici tu, allora dovrei cancellare tutte le mie bellissime linee che mi salgono. No, non ti prego, non lo fare. No, lo faccio solo perché è la prima volta, sì, solo perché è la prima volta che sei con noi, allora lo faccio, ma se no non lo farei. Tutte le mie bellissime trend line dinamiche che il mondo mi invidia, oserei dire. Invidia, sì, non so se avete capito la battuta. Prenderò spunto. Va bene, allora, il cuneo che menzioni tu, me l'hai preso dagli ultimi, faccio dalle mie. Va anche bene il picco del 2018 e del 2021. Allora, faccio il picco minimo qua del 2020, così almeno lo facciamo un po' bene, lo faccio così. Allora, questo è il cuneo, ma volendo comunque sia si può allargare. Perfetto. Un pochettino. E prendi il massimo del 2018, esatto, con il massimo del 2022. Che è questo qua. Allora, fammi disegnare, spostiamo un po' avanti, questo è il massimo da dove prendiamo, lo abbassiamo, eccolo, sì, qua. Questo è il cuneo. Il cuneo bellissimo, veramente. Vabbè, guarda, solo perché sei tu tengo il tuo cuneo e tolgo le mie... No, non posso, sì, per me, no. Sì, diciamo che poi le mie linee me le aggiungo dopo, vabbè, però quello lo tengo perché è bello. Effettivamente non l'avevo mai disegnato, ma ci sta. È un bellissimo cuneo questo qua. Sì, è veramente... se uno volesse essere liberarsi dalle incrostazioni mentali di quello che succede al di fuori di questo piccolo mondo che è il mercato azionario, qui ci sarebbe da mantenere per mesi, se non per anni. Siamo appena fuoriusciti da questa congestione, chissà dove può arrivare. Non avrei grossa fretta a disfare. Questo dimostra, Merico, come il mercato ha delle, come dire, insomma, delle situazioni spiacevoli, i limiti piuttosto che altri, ma ci sono anche delle perle, nonostante quello che già hanno fatto negli anni passati, ci sono delle situazioni di potenziale, non dico sconfinato, ma di grande potenzialità verso l'alto ancora inespressa. Stellantis è fra queste. Va bene, senti Gaetano, siamo arrivati al nostro termine, questa volta definitivo, di Fascia Trading e Analisi Tecnica. È stato un piacere averti qua per la prima volta come ospite, spero che tu ti sia divertito come noi ci divertiamo sempre. Il piacere mio, è davvero divertente, sì. Ah, tanto adesso poi ci organizziamo, ti inserisco, perché allora sai che noi siamo super trasparenti con i nostri telespettatori. In realtà con Gaetano stavamo già lavorando per riuscire a incastrare una sua presenza all'interno di Trading Nation. Poi adesso ci sono queste 3 settimane di sfasamento dagli orari, dove noi non abbiamo Trading Nation. Riprenderemo poi quando anche noi italiani andremo ad allinearci col cambio orario che hanno fatto la settimana scorsa gli americani, e quindi insomma lo rivedrete, Gaetano. Adesso troviamo la spero insomma ti faccia piacere, Gaetano. Va bene, dai, mi Gaetano, non degli ascolti, ma pazientate. No. Age Italia, ciao Gaetano, grazie mille come sempre. Ciao. Alla prossima. Grazie tante. Allora, terminiamo qui la nostra puntata di oggi. Vi lascio con un mercato che oggi è un po' debole, eh? Poi adesso vediamo gli americani quando aprono. 0,66% di ribasso, siamo a 33.495 punti. In realtà poi qualcosina abbiamo recuperato rispetto a i minimi, sì, che avevamo registrato, però sarete, vediamo adesso poi con l'America che succede. Allora, io termino qua la settimana, per me è stata, almeno quella televisiva, poi c'è il giornale ancora da fare. Se insomma avete avuto piacere a stare con noi questa settimana o nei mesi scorsi, lunedì ci ritroviamo per una nuova puntata della Fascia Trading. Grazie a tutti. Allora, buon appetito, perché adesso se magari andate a mangiare, buon fine giornata, buon weekend, e ci vediamo lunedì. Grazie a tutti.